Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui è Giovispo che vi parla. Benvenuti nella player review di Kylian Mbappé Lotten nella sua versione Toti 97 di rating. Questa carta ci è stata regalata a tutti quanti in un pack con 7 giocatori in prestito per 10 partite. Venerdì fino al 6 settembre, quindi ogni venerdì da quando è uscita questa promozione, usciranno dei giocatori, 7 giocatori in un pack con 10 partite in prestito, ovviamente. Io l'ho provato ora a 7 mesi e più dalla sua uscita e ragazzi, devo dire che ovviamente questi TOTS rimangono per tutto il gioco delle ottime carte, perché appunto sono, scusatemi, TOTI, non TOTS. Questi TOTI sono davvero fortissimi. Mbappé è forte, ha solo un contro che è molto molto soggettivo e dei pro molto evidenti. Ma prima di iniziare questa review vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate qui sotto con l'opinione su questo giocatore, se vi va iscrivetevi al canale, condividete e in descrizione troverete link ai nostri social quali Instagram, Facebook e gruppo Telegram. Allora, Mbappé è forte, ho provato la sua versione TOTS e sinceramente tra i due devo dire che preferisco la versione TOTI. È più completa, ha un tiro migliore, anche se comunque non ha il tiro di un Ronaldo TOTI o di un R9 fenomeno, perché R9 il fenomeno ha un tiro incredibile, ma in generale sa segnare tanti gol, ha una media di circa un gol a partita in qualsiasi modo, magari il pallonetto a volte non è precisissimo, tira a giro che è buono, in area riesce a finalizzare davvero alla grande, la posizione in campo è perfetta, unita anche a work rates, alto in attacco, medio in difesa, e io ragazzi l'ho provato come attaccante partita in corso, ovviamente lo mettevo ATD con il modulo iniziale, poi il modulo in game 4-1-2-1-2, che è praticamente il mio modulo preferito di quest'anno in questo foot. E il long shot di Mbappé Toti è interessante, molto interessante. Velocità ovviamente perfetta, il passaggio non è affatto da sottovalutare, anche se con un giocatore del genere difficilmente andrete a passare la palla, ma c'è da dire che comunque potrebbe far tranquillamente il COC, magari in casi estremi, magari non vi piace il COC che avete messo, però non volete cambiare, volete spostare ruolo, mettete lui e state più che tranquilli a parer mio. Dicevo appunto, non farete tanti passaggi perché il suo dribbling istiga proprio al gioco solitario. In più ha anche 5 stelle skill, quindi ancora di più per chi sa skillare, perché è un giocatore agilissimo, con un'agilità perfetta, l'equilibrio molto interessante, devo dire. L'altezza è di 178 cm e come ben sappiamo, più un giocatore è alto e meno tenderà ad aver l'equilibrio. È, ha un'altezza simile alla mia, è un po' più alto di me sinceramente. Vabbè, tralasciamo. Controllo palla ottimo, dribbling puro, molto interessante. E la freddezza lo aiuta tantissimo nei contrasti per non, diciamo, perdere palla, per non sbagliare troppo i passaggi. Il colpo di testa in carta sembra molto molto interessante, sinceramente in game non è male, ma diciamo che per il mio stile di gioco nel senso che io non sfrutto tantissimo i colpi di testa. Resistenza perfetta, corre tantissimo e mi è piaciuto tantissimo. Forza buona in carta 88, ma non è proprio al top per il mio. Come alternativa dico Pepe Toz, Sala Toz e Sancho Toz. Figo, prime o best moment tra le icon. Come stile intesa io l'ho provato con base, ma vi consiglio anche un artista o un motore. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, 4, quasi un 4.5, perché è francese ed è del PSG. È un giocatore che si ibrida anche abbastanza facilmente. È un giocatore da Weekend League, non l'ho provato in Weekend League, in divisione 3 è fantastico, quasi perfetto, devo dire, perché c'è da dire alcune cose. Sì, il tiro è perfetto, ma come già detto a inizio video, non è il tiro di un CR7 Toti o Toz. E venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 10. Meno. Ragazzi, è davvero molto forte, molto forte. Provatelo attaccante, perché io ad esempio come ala non mi ci sono trovato, anzi non l'ho provato nemmeno come ala, quindi no, ma in attacco sa farsi valere e anche molto bene. Ma ditemi voi cosa pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Con Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.